35esima puntata di Quattro Amici al Bar. Questa mattina siamo tutti sinceramente un po' più stanchi, ma anche un po' più felici, perché la partita di ieri è stata davvero uno spettacolo per gli amanti del calcio, non solo per quello che si è visto in campo, ma soprattutto per quello che si è visto sugli spalti, perché non capita davvero spesso di poter vedere 17.000 persone sugli spalti di uno stadio in Lega Pro. E fate i conti che negli altri quarti di finale, vale a dire a Lecce, a Pordenone e a Pisa, sommavano altri 17.000 spettatori, quindi Foggia ha fatto la metà di quelli che sono stati gli spettatori che hanno seguito i playoff di Lega Pro in questo weekend. Lo sapete tutti, è inutile dirlo, il Foggia ha vinto 2-0 contro l'Alessandria, che era probabilmente una delle squadre più temute del lotto playoff, assieme a Lecce, che guarda caso sarà il prossimo avversario del Foggia. E oggi si dovrebbe sapere a che ora si gioca, all'andata al Via del Mare, in programma domenica. Poi ci sarà ovviamente il ritorno, perché in questo caso è gara di andata e ritorno, allo Zaccheria tra 15 giorni. La vincente della semifinale va a giocare la finale, e quindi si va a giocare l'unico posto disponibile per la Serie B. Saluto gli ospiti che sono qui al tavolo del nostro programma, partendo dalla mia sinistra con Giampaolo Limardi, che ringrazio, un Peppino Baldassare d'eccezione. Di solito lui si veste bene quando si è in alto in classifica, più si è in alto più lui si veste bene. Guido l'aveva provocato l'altra settimana, vero, dicendo, facendo delle battute sull'abbigliamento, e Peppino risponde a tono. Poi anche ieri sera era impeccabile, io ero dietro di lui, anziché guardare la partita tu guardi, io guardo Peppino anche. Scusa, io guardo anche i dettagli, perché sennò quelli a fare la differenza. Non oso pensare come si vestirà, se per caso giustamente il Foggia andrà in Serie B. Ci vestiremo tutti in maniera decente. Dopo un minuto ha già perso il controllo della puntata, davvero. Li avete sentiti, ringrazio Peppino, l'ho già detto, c'è diritto di replica, ovviamente, certo. Anche l'anello. Saluto tutti, ma il motivo di questa mia cravatta a farfalle è perché in tarda mattinata andrò allo sposalizio di Massimo Marzio, al quale faccio gli auguri. Quindi poi non c'è da pensare nulla, se va tutto come deve andare, il primo pensiero sarà quello di trovare 6 squadre da mettere sotto. Anzi, 5, perché una già l'ho trovata. Sì, perché allora ieri, una sarà il Benevento, e altre 5 le dobbiamo trovare, non lo sappiamo. Cioè, sono le 6 che ci servono sotto, se arriviamo altrove. E ci tengo a dire questo, perché ieri sera un calciatore del Foggia, al quale ho fatto i complimenti, ha detto: sì, però adesso tutti salgono sul carro dei vincitori. Allora, io sul carro dei vincitori non ci salirò mai, perché nel calcio non hai tempo di salire e di festeggiare. Per esempio, qualcun altro che ha festeggiato, lo sballo è stato così forte che ne ha prese 4 a Ferrara. E quindi bisogna pensare sempre al futuro. E io dico a questo calciatore e a tutti gli altri che quando giocano male le critiche se le devono tenere e zitte, quando giocano bene devono tenersi gli elogi. Perché il calcio è questo, ma soprattutto il nostro lavoro è questo. Bene, Peppino in smoking, quando parla così, vestito così, bisogna per forza... scusami, non ti vedevo... con la farfalla, Ah, promessa di Peppino in smoking. Voglio il braccio con bombetta. Siamo passati dalla Ferilli che si spoglia a Peppino che si veste. È vero, diceva giustamente Giampaolo, siamo passati dalla Ferilli che si spoglia a Peppino che si veste. Sinceramente avrei preferito la Ferilli o una magari anche più recente. Anche perché è consigliabile questa situazione. Facciamo spogliare qualcuno. Facciamo un accurato. Allora, io propongo Flora Bozza. Io saluto Flora Bozza, però. Qualcuna dobbiamo far spogliare. Cerchiamo una ragazza. Noi proponiamo Flora Bozza, che tanto fa parte dell'entourage Foggia Calcio. Oppure quella la Modio, Arianna Modio. Vediamo una delle due. Cioè, se per forza un desterato deve essere, non ho capito. Allora, saluto entrambe e mi scuso con entrambe. Proseguo con gli ospiti. Esatto. Proseguo con gli ospiti. Abbiamo l'avvocato Michele Pietrocola, che torna a trovarci con grande piacere. Ricordiamo
ricordiamolo, anche presidente dell'associazione Foggia Calcio Taolo, che è appena salito in Serie B, e qualcosa al Foggia in questo caso lo può insegnare. Con grande piacere troviamo Renato Martino, rappresentante del CONI Puglia, ma soprattutto non dei calendari, no, ma soprattutto responsabile presidente della Feder Scherma Puglia. E la Scherma in questi ultimi giorni si è fatta davvero valere in tutta Italia, parlo naturalmente della Scherma foggiana, e le avete ormai sentiti, sono già entrati nella nostra trasmissione con i loro commenti. Ruggero Laborea è quel bravo ragazzo di Guido Cavaliere che come sempre è la scintilla che accende questa trasmissione. Non facciamo confusione, vado subito da Ruggero perché gli chiedo il riassunto della puntata precedente, ed oggi è un piacere farlo, anche se sembri un po' grigio oggi. Grigio è l'Alessandria, è la lavatrice che ha scambiato. No, è così. Tra l'altro, è la camicia che mi hai regalato tu. Quindi, insomma, lui ha fatto la lavatrice. Non si ricorda, la lavatrice. Ma non si ricorda mai che colore la camicia che mi ha regalato. Vabbè. Lui. Dice grigio a me. Non ne parliamo perché ieri qualcuno allo stadio aveva la sciarpa della Lazio. Ma non è della Lazio, è una sciarpa, questa è una sciarpa mariana, non ho capito. E poi lui critica me sul colore della mia sciarpa. Lui era invece vestito, cioè, anzi no, non diciamo come eri vestito, però io ho avuto un po' paura, ho visto una persona contro e ho detto questa adesso mi derubano, invece era l'avvocato Pietro Cola. Il cappellino da scippatore. Non ve lo descrivo. Il riassunto delle puntate precedenti. Allora, Foggia Alessandria. L'Alessandria ha affrontato la gara dello Zaccheria in maniera molto rinunciataria, come è stato poi evidenziato anche in conferenza stampa. Reducci ha puntato il match sulla difesa molto ordinata, va detto, e le occasioni per il Foggia non sono state molte, sia nel primo che nel secondo tempo. L'obiettivo dichiarato era quello di sfruttare un episodio, fosse capitato un episodio favorevole all'Alessandria nel corso della partita, e male ne vada si va ai calci di rigore, perché poteva essere anche quello l'obiettivo dell'Alessandria. Il Foggia nel primo tempo ha creato un paio di occasioni con Chiricò da fuori area e anche con Di Chiara. E per l'Alessandria sono fatti vedere dalle parti di Narciso al rientro, è apparso sicuro nonostante l'infortunio alla spalla, insomma per un portiere è un infortunio debilitante. Narciso, dalle parti di Narciso sono fatti vedere con Fischnaller e Marconi. C'è stato un rigore richiesto da Iemmello per un tocco di mano Marconi di Sabba, che era la torre dell'Alessandria. Sì, le prendeva tutte le torre, vite. Però stava lì, però fermo, era lì. Diciamo, la torre quella sta ferma. Esattamente. A me non mi è dispiaciuto perché ha fatto quel lavoro sporco. No, e non mi è dispiaciuto neanche il 14, non ricordo, Branca sì, ha fatto, insomma, lui ha cantato e portato la croce al centrocampo. Nella ripresa il copione non varia, l'Alessandria ordinata, il Foggia fa possesso palla, controllo, però non è riuscito a creare molte occasioni. Al 20° si è svegliata la partita perché Sarno ci ha provato due volte, la prima su punizione con Iemmello che l'ha sparata, ci ha provato a passarla probabilmente senza riuscire a servire nessuno, la seconda di Sarno da fuori area e poi finalmente il vantaggio a seguito anche della mossa di De Zerbi, che ha sostituito Mazza con Riverola, ha cambiato, ha variato un po' il modo di essere in campo della squadra, passando dal 4-2-3-1 a, seppur per porro, diciamo al 4-3-3, e proprio Riverola ha inventato l'assist per Sarno, che di testa ha realizzato sotto la curva nord il gol del vantaggio del Foggia. A quel punto l'Alessandria è stata costretta a giocare, peraltro non è sembrata neanche malaccio, anzi solo in 20 minuti praticamente ha comunque fatto sentire un po' di ansia al Foggia, quindi magari può avere il rimpianto che se la fosse giocata fin dall'inizio poteva andare anche diversamente. Branca proprio ha sfiorato il pari con un tiro da fuori area fuori di pochissimo, l'azione successiva il Foggia ha trovato il raddoppio con Iemmello su assist di Agnelli. E lì la partita si è chiusa perché poi il Foggia ha controllato fino al 94esimo, diciamo, i 4 minuti di recupero non hanno sortito effetto, quindi Foggia batte 2-0 l'Alessandria e vola in semifinale dove troverà il Lecce nel derby pugliese.
Tu ci vuoi commentare gli altri risultati delle partite? De Zerbi adesso che... faccio il mio commento prima sul, su Gregucci, in realtà. Che salutiamo. Che salutiamo. Oramai lo salutano anche i playoff e la Serie B. Ma anche ad Alessandro staranno salutando. Il problema è che la partita era stata impostata bene, diciamo, perché la difesa era attenta. Il problema è che devi avere delle varianti nel gioco del calcio. Variante che comunque ha avuto il Foggia con l'ingresso di Riverola, ha vivacizzato il gioco. Perché a me Gregucci è sembrato come quello studente, però Peppino, che attenzione, su 5 argomenti se ne prepara 2 e poi dice: ma speriamo che non me li chiede gli altri 3. E gli altri 3 poi alla fine, prima o poi il gol è arrivato. Questo è il problema. Cioè, devi preparare la partita sì a livello tattico e difensivo, ma anche devi avere una certa impostazione di gioco, perché alla fine lo devi fare il gol. C'è una partita secca dove non ti puoi accontentare del pareggio, ma magari arriviamo ai rigori. Infatti, chi arriva ai rigori, chi spera di arrivare ai rigori, perderà prima. Questa è la sostanza del uno dei pochi allenatori, se non l'unico, che è riuscito a non litigare con De Zerbi, anzi si sono salutati prima e dopo la partita. No, c'è stato un accenno di rissa, però smorzato subito. C'è di rissa, c'è stato tra i giocatori, certo. Tant'è vero che noi pensavamo che soltanto nel girone C succedono queste cose, invece anche i piemontesi fanno quelle di queste cose qua. Anche vabbè, se Gregucci è tarantino. Gregucci fondamentalmente ha il DNA laziale. Allora, cominciamo dal 64 dicembre, Foggia Lazio 1-0, gol di Lazzotti, la rissa che si volevano ritirare dal campo, successe di tutto di più, quindi lasciamo perdere. È vero che l'Alessandria deve venire qua a difendersi e non puoi accusarla di questo, perché nell'intervallo parlavo con il presidente, ma si chiudono, ognuno fa quello che vuole. Se io a casa mia voglio mangiare pasta al burro tutti i giorni e non voglio mangiare cose buone e migliori, ognuno fa quello. Ha deciso di fare così. L'unico appunto che gli faccio è che doveva avere un piano B, ma non sull'1-0, sullo 0-0. Mi chiudo, faccio sfogare il Foggia, do l'illusione al Foggia che corro a vuoto, appena posso lo vado a colpire, e invece non è stato capace a colpire il Foggia. Primo punto. Seconda cosa, loro non temevano il Foggia, ma lo rispettavano altamente perché sapevano cos'era il Foggia. Perché la vera vittoria in Coppa Italia è stata quella di Spezia. Quando hanno vinto a Palermo e Genova, per carità, tanto di cappello, una squadra di C che vince, sono capitati nel momento peggiore di quelle due squadre e ne hanno giustamente approfittato. Quanto al Foggia invece, ancora una volta dobbiamo elogiare De Zerbi e i giocatori. Ce li possono togliere a uno, come succede con la sfortuna, con le squalifiche. C'è sempre qualcosa che come l'araba fenice, no? Risorge dalle ceneri e ricomincia a giocare. Di tutto di più, ci sono alternative. Questa squadra camaleondica che cambia modulo, come ha detto lui giustamente, per pochi minuti, perché serviva per sé, ma una volta segnato si è dovuto tornare in un'altra maniera. Questa è la forza di questa squadra. Ora non sappiamo dove arriverà, ma soprattutto, lo dico adesso, non c'era nulla da festeggiare ieri sera, figuriamoci stamattina, perché che cosa hai vinto? Hai fatto fuori l'Alessandria, che è una delle più forti tra le 8, ma hai vinto il diritto di giocarti una semifinale con Lecce. Questo hai vinto, non hai vinto un bel nulla, almeno per mo, pure se dici. Però è così, questo è inconfutabile. Andiamo avanti bene, con un pubblico che sì, sostiene la squadra, è vero. Arrivano in 17.000 al botteghino, e in 18.000 sugli spalti, e tifano, eccetera. Però a volte deve essere anche la squadra a trascinare il pubblico. Il Foggia contro l'Alessandria che si è chiusa, e sappiamo che l'Alessandria quando si chiude in 8 non fa passare manco l'aria, figuriamoci il pallone, ha fatto la sua partita perfetta. Una sola sbavatura, mancavano i tiri da fuori, perché bisognava tirare da fuori. Tant'è vero, per non urtare la suscettibilità del nostro grande allenatore, nell'intervallo, appena finito il primo tempo, la prima cosa che ho fatto, ho detto a Brescia: convincilo a dire di tirare da fuori, perché se tiri da fuori li puoi scardinare. Anche perché quel modulo prevede Iemmelo davanti e i tre dietro, Chiricò, Sarno in mezzo e Sainz Mazza, che devono tirare da fuori. Quando parte il tiro Iemmelo deve andare sul portiere. Guarda caso il portiere dell'Alessandria aveva una presa un po' difettosa.
quando nel secondo tempo sì, più o meno è la stessa scuola, quando nel secondo tempo ha tirato Agnelli, allora si è incendiata la gradinata, le curve e il loro ruolo, 90 minuti, tifano, cantano, tengono viva, ma quando poi la gradinata si alza in piedi e comincia a incitare, dove ci sono i veri intenditori che mancavano, perché la gradinata era chiusa con le precedenti amministrazioni, con questa per fortuna è aperta, è allora che la squadra, perché deve essere a volte la squadra a trascinare il pubblico e non il pubblico a trascinare la squadra, perché si entra in campo, sì, e poi c'hai il signorotto della Lega che dice, beh, cominciamo a scrivere al primo scoppio di petardo, quindi qualche spicciolo arriverà di multa, sicuro e certo, anche perché il petardo serve a poco, e loro dovrebbero sapere, insomma. Quindi Foggia, che è stato bravo nel primo tempo a fare la sua partita, non si è lasciato intimorire Alessandria, l'ha messa sotto, li abbiamo messi lì, come si dice in gergo, anche se no, loro si sono molto consegnati, è vero, però quando ripartivano, no, vabbè, li abbiamo messi lì, li abbiamo tenuti lì e loro si sono consegnati. Io quando mi sono messo vicino al televisore ho avuto solamente paura, perché sì, la paura l'ho avuta pure io. Ah, ecco. Allora, no, io quando loro ripartivano quelle tre volte, allora dicevo bravo, lo stesso Alfonso è stato sfortunato perché ha avuto gli infortuni e ha avuto infortuni durante il campionato, e pur di arrivare secondo hai fatto il tuo dovere, hai trovato la squadra più forte. È la squadra più forte. Il Lecce è un tantino meno forte dell'Alessandria, questo non significa che noi abbiamo già vinto, anche perché dobbiamo andare a casa loro prima. E allora mettiamoci anche d'accordo con noi stessi. E con l'Alessandria, mamma mia, non c'è rivincita, e questo è. E con Lecce sì, la rivincita c'è, però non voglio andare là. Il regolamento è quello e non c'è nessun vantaggio se non il fatto di giocare il ritorno in casa, gli eventuali supplementari in casa, gli eventuali rigori in casa, perché chi, mai come quest'anno, chi parte da dietro può arrivare al traguardo prima di chi sta avanti. Tornando alla gara, Foggia stupendo nel primo tempo per come ha interpretato lo spartito della gara, perché non ci dimentichiamo, ci mancava Angelo, ci mancava Gigliotti. E anche questo, sì, è vero, avevamo paura dell'Alessandria, ma non perdiamo il controllo degli sfinteri quando la palla la giochiamo in difesa come era in principio. Adesso stiamo tranquilli, pur mancando Gigliotti e Angelo, non ce la facciamo più sotto. Però prima, altro che paura quando stavi in tribuna a inizio anno, a settembre, a ottobre, con sta palla che vagava, i passaggi indietro al portiere. Adesso le squadre non possono venire dal bagno. C'è stata una... No, non facevi neanche il tempo arrivare al bagno. C'è stata una crescita esponenziale anche della prestazione di Coletti. Coletti adesso sta giocando e sta dando sicurezza a tutti i reparti. Io faccio la parte, però mi sa che qua la discopri tu. E soprattutto a Coletti va fatto un doppio elogio. Uno, perché gioca bene. Due, perché si sacrifica come un leone in gabbia. Lui che è portato a giocare qualche metro più avanti, lui che è portato a tirare da lontano, non lo può fare perché deve fare altro. E quindi io gli dico bravo per una cosa. È chiaro che quando Coletti gioca male, come ad Andria, come contro il Benevento, qui non posso dirgli bravo. Quindi non si tratta di Carro o Tre Road. Lascia sta. Quando uno fa il suo dovere bene in campo avrà sempre degli elogi, perché fondamentalmente siamo tifosi del Foggia. Se mi consenti, io faccio mia le parole di Sarno di ieri, dice che di non temere nessuno, io temo solamente il Foggia, ha perfettamente ragione, anche noi, perché se il Foggia gioca come ha giocato ieri o come sa giocare, credo che davvero sia la squadra più forte e che meriti di andare in serie B. A Lecce cambierà strategia ovviamente, ogni partita va giocata secondo uno schema diverso, sicuramente, posto 180. Abbiamo due Abbiamo, vabbè, comunque, vabbè, Bacca purtroppo si è fatto ammonire, però una cosa voglio dire, è vero che la difesa funziona, intanto dico che purtroppo per motivi sportivi ho visto la partita in televisione perché sono arrivato tardi da una trasferta che avevo fatto, però quello che ho visto ieri per la scherma, sì, quello che ho visto ieri per la scherma, allora è giustificato, quello che ho visto ieri è che è vero che la difesa ha funzionato, però la difesa cominciava
praticamente nell'area avversaria, perché quando perdevano il pallone vedevo tre giocatori che si buttavano sul colui che prendeva la palla. Cioè la squadra non è stata solamente difesa, la squadra è stata compatta a tutto campo. Dovresti vedere anche i rientri di Yemmel. Appunto, cioè voglio dire, assolutamente. La scuola medievale, salernitana di medicina, diceva prima di gestio in ore fitte. La prima digestione comincia nella bocca e la prima difesa comincia nella linea di attacco. E l'hanno fatta perfettamente, con sacrificio e con l'unico neo che non hanno tirato in porta, ma non si vedeva perché la telecamera. Loro vogliono arrivare per segnare a tu per tu col portiere e di fatti i gol sono arrivati, perché siamo arrivati a tu per tu col portiere e l'abbiamo bucato. Esatto. Però, santo Dio, quando tu vedi che ti chiudono, tira da fuori. Tira da fuori, tira da fuori. No, santo Dio, si deve dire. No, mi aggancio anche perché tirando da fuori costringi la difesa a salire di qualche metro tirando da fuori, perché visto che noi abbiamo anche degli ottimi tiratori, perché Sainz Mazza tira bene da fuori, Gerbo tira bene da fuori, Agnelli tira bene da fuori, quindi comunque tirando da fuori. Però io volevo dire un'altra cosa, ieri mi pareva di vedere una squadra alla Nereo Rocco vestita di grigio che giocava tutta in difesa e randellava come non mai, e una squadra che giocava a pallone. Hai detto bene. Noi giocavamo a pallone, ieri loro hanno solo randellato. Hai detto bene, però va detto questo, che non solo si tira in porta lontano per far venire in avanti la difesa, ma per un motivo fondamentale, veramente stiamo all'ABC, al sillabario, visto che mia nipote fa la tesi su sillabi, che ti mando un sillabario, chissà che ti aiuta a fare la tesi su sillabi di laurea. Quello scrisse, fece scrivere sulla sua tomba: non c'è amico che mi abbia reso servigio o nemico che mi abbia reso un documento che io non abbia ampiamente ripagato. Un grande. Poi a prescindere, la guerra civile non mi schiero né con Mario e né con Silla. Ci leggiamo le cose. No, vabbè, una guerra civile romana. Su cos'è? Però allora il tiro in porta, a prescindere se giochi con la squadra chiusa che devi aprire, cioè, il tiro in porta serve a far gol. 2 B a guadagnare un calcio d'angolo. C a guadagnare un rigore se un difensore la tocca con la mano. D a mandare subito il centravanti come uno sparviero sulla respinta del portiere, e a creare comunque panico nella difesa avversaria. Insomma, bisogna tirare in porta. Ma io credo che quando nel 1848 fu inventato il calcio, il football in Inghilterra, hanno detto che vince non chi ha il 75% di possesso, ma chi la mette dentro. Regole di base. Tu che sei uomo di mondo sai la differenza tra il petting e le altre cose, quando ne hai fatte, Petendone. Quindi allora, al di là del petting, prego. Quando un uomo col maglioncino incontra un uomo col papillon, è finito. Scusa la battuta, ma vai Giampaolo. Ma no, chiudo, facciamo, abbiamo fatto un giro e do anche la mia impressione, ovviamente la mia analisi della partita, del momento, della situazione, facendo una promessa che mi sembra intellettualmente onesta nel dire che io, per ragioni assolutamente personali e di una trasferta lampo nella capitale, ho potuto assistere al secondo tempo, quindi il primo tempo dal punto di vista visivo ho letto tutto quello che è successo, dopodiché non esprimo meno un'opinione, però un'opinione generale assolutamente sì, nel senso che io credo che l'Alessandria, se partiamo dall'Alessandria, abbia fatto un errore che io non vorrei però che la citazione del presidente su Sarno, noi, a me temo solo il Foggia, a me non interessa, io questa cosa l'ho un po' sentita da Gregucci prima della trasferta di Padova. Allora io andrei molto calmo, io l'avversario lo rispetterei anche mentalmente, non soltanto sul campo, nel senso di cominciare a studiarlo nel suo momento attuale. Questo che vuol dire? Che secondo me l'Alessandria è rimasta legata ad un Foggia di un determinato periodo dell'anno.
Allora Gregucci ha fatto il suo mentalmente si è fatto la sua partita. Il Foggia mi regalerà qualche cosa prima o poi, come il Foggia ha regalato prima o poi in alcuni periodi sempre qualcosa, e io adesso me la gioco come se la poteva giocare l'Andria, come se l'ha potuta giocare il Messina, come se l'è giocata il Benevento, che come dice il nostro Peppino ne ha presi poi 4 ieri, non conta, secondo me non conta nulla la Supercoppa di Lega Pro, perché i festeggiamenti e cose del genere, però per il Benevento un campanello d'allarme, perché l'anno prossimo non sarà la stessa, come posso dire, solfa. Ti faccio finire che poi parliamo del Benevento, ci riguarda, attenzione. Come se l'è giocata il Cosenza, un errore il Foggia. Ieri ne ha fatto uno il Foggia, lo ha fatto quinto, ragazzo è dirigente, bravissimo, che però ha sbagliato due palloni sanguinosi sull'1-0 a metà campo, perché chiudo assolutamente, una volta è scivolato, una volta invece ha fatto un passaggio diciamo un po' improvvido, se vogliamo usare un termine, scivola fa parte della sfortuna, però almeno era molto largo, cioè era lui solo, per cui il tiro di Branca è arrivato, e scusi, perché per il resto sì, belle azioni, anche idee di gioco interessanti dell'Alessandria, che peraltro poi parleremo anche di quello, la formazione, chi accediamo, perché evidentemente io, siccome probabilmente io posso dare questa spiegazione del fatto che siano stati tenuti in panchina alcuni giocatori, su Iocolano c'è un movimento di critica da quando è arrivato ad Alessandria. Io ho parlato esattamente. Ma quello, scusa, è il movimento di critica è per la capigliatura, cioè mi chiedo io. No, quello la potrei averla io, che sarebbe un movimento di invidia per la capigliatura, più perché parlare di capigliatura con me, tu sai che ormai mi hai preso di petto, è questa cosa ormai. Una persona importante con pochi capelli. Come anni fa mi chiesero, ma una ragazza che veniva dalle parti intorno a Roma mi chiese, tu sai, no, realmente facevamo un corso di recitazione, mi chiese, ma tu sai dove è aperto un parrucchiere? Ho detto, beh, tra 40 persone del corso a me lo devi chiedere dove è aperto un parrucchiere, non lo so. Ma è sbagliato. C'è anche la favoletta della corsa che dovevano fare, la tartaruga e la lepre. E allora la lepre, sicura di vincere, si fece un pisolino, ma da pisolino come se già fosse scappato a Sun. Intanto abbiamo Tendurs, Guido, le mani d'acciaio, però dovreste avere anche le epiglottite d'acciaio a un certo punto. No, la prossima trasmissione la facciamo in memoria di te. No, non sia mai. Non sia mai. Bevi. È la diretta. Poi guarda l'uccello, quello guardò giù e morì. Guarda in alto. Allora la lepre non solo volle fare un pisolino per umiliare la tartaruga, ma come si affoggia scappi a Sun, per cui si svegliò, ma quando si svegliò e cercò di recuperare, la tartaruga proprio con un piccolo passettino stava tagliando il traguardo e vinse. La tartaruga disse alla lepre, ho vinto, e la lepre rispose, e qui adesso arriviamo al nocciolo, sarà che hai vinto, ma non ti la faccio tu corridore. Hai capito, Don Gaetano? Ne hai pigliato 4, quindi già si comincia a vedere. Torniamo sempre lì. La lingua batte dove il clitoride. Gaetano Burreri, non capite niente. Allora, però tornando un attimo, una breve riflessione, mi sono ripreso come avete visto. Una breve riflessione, nel primo tempo è vero che Alessandria ha giocato in maniera accorta e non ha dato possibilità al Foggia di, insomma, offendere. Ma l'Alessandria, forse vi siete dimenticati, ha avuto una grande occasione da gol. Una grande occasione da gol che è stata sventata da Narciso. Quindi il suo gioco era quello. Magari fosse andato in porto quella situazione, sarebbe stata veramente dura cambiare poi la partita. Magari poi il Foggia poteva vincere 3-1. Però è stato quello. Infatti loro hanno tirato nel primo tempo, in quell'occasione, un altro tiro da fuori. Cioè, per dire, la differenza delle partite, cioè non è stata proprio una squadra così che si è consegnata. Qui ne abbiamo viste di squadre che si sono consegnate. Ma quanti tiri ha fatto il Foggia al primo tempo? Zero. Ah, ecco. Zero. Grazie. Molto gioco. Zero fuori dallo specchio. Però l'idea che una squadra si sia consegnata non è questa. Si è consegnato il Martina, si è consegnato l'Agragas, si sono consegnate altre squadre, come anche
la Juve Stabia si è consegnata al Benevento, come anche la Paganese si è consegnata al Benevento. In questa occasione è stata una vera partita di calcio. Beh, però, cioè, che sì, no, è stata una vera partita di calcio tra due squadre differenti. Rispetto, no, ma non condivido. No, assolutamente. Voglio dire, non si può, se uno pensa che si vada ai playoff per consegnarsi all'avversario, lì è stata, ripeto, secondo me una scelta dell'allenatore, che come io condivido perfettamente, sono d'accordo che dove è mancato, come diceva Peppino, come diceva anche tu, in un secondo piano, un piano B, per dire, e ritorniamo a quello che stavamo accennando, poi abbiamo fatto sulla formazione, a parte Iocolano, i capelli, tutto quello che vuoi, che però aveva, c'è stato un problema anche di collocazione del giocatore che veniva da a Bassano Virtus, tra parentesi, battuta a Lecce. Un giocatore molto fumoso, cioè non è a concretezza quel giocatore lì. Però era del Bassano, era il capitano, era l'elemento, ecco, principale. Non ha concretezza. Io volevo evidenziare come Chirico ieri è stato molto bravo nel recupero dei palloni. Sì. Questo è anche il lavoro che si vede. Esattamente. Ma scusate, ma per esempio Gerbo, per i benpensanti fuori ruolo, ma cosa hai da dire a quel ragazzo che ha, certo non è, non fa le sgroppate, però è stato, la sovrapposizione, poi fai fuga francese e ritirata spagnola, non puoi andare a sovrapporti metodicamente se non sei del ruolo e non hai la benzina per tornare ogni volta. Gerbo è stato perfetto. Una cosa, solo io ho capito che Chirico e Sarno sulla stessa fascia non vanno proprio d'accordo. Infatti, dopo Chirico è stato spostato dall'altra parte, fanno un po' di confusione. Quando tu fai la formazione iniziale, prevedi Iemmello davanti e tre dietro. E fa Marroa, Chirico a destra, Maza o Floriano a sinistra. E Sarno che gioca tra le linee, come mezzala, come trequartista. Mi è sembrato che l'Alessandria fosse venuto a Foggia con un perno centrale davanti alla difesa, 4-1-4-1 iniziale, proprio per marcare Sarno. Invece De Zerbi, secondo me, è stato bravo, anche se Mazza non ha giocato benissimo, a mettere quest'uno in mezzo ai due, le due mezzali del Foggia. C'erano Sarno e Mazza, e quindi erano due da controllare. De Zerbi, il capolavoro per me l'ha fatto nel secondo tempo. Quando prima ha messo Rivelolo, ma poi soprattutto ha messo Sarno alla destra, Chirico a sinistra, che non è il massimo della vita, delle ambizioni, vedere Chirico a sinistra, però riportando Sarno a destra ha vinto la partita. E Sarno, sì, che aveva giocato, ma che era ancora abbastanza fresco, non aveva fatto quelle sgroppate alla destra, ma era stato sempre in zona, un raggio d'azione tra la gobba, diciamo, dall'arco del centrocampo nella metà campo avversario e l'arco della lunetta, è riuscito poi a segnare un gol bellissimo, è fatto trovare puntuale, ma puntuale perché? Perché il cross l'ha fatto Riverola e non l'ha fatto Di Chiara, per esempio, perché Di Chiara ti crossa all'ombelico. Però Di Chiara va detto che in fase difensiva è cresciuto tantissimo, cioè proprio ha raddoppiato le sue potenzialità da quando è arrivato a Foggia. Quando deve contrastare, quando deve giocare da difensore, possiamo contare anche su di lui in un'eventuale difesa a tre come difensore fisso che rimane dietro. In interdizione è qualcosa di eccezionale sto ragazzo, non sa crossare, ma d'altra parte se uno fa il difensore non è che può farlo alla sinistra. Ma io no, chiudevo, dico, il fatto che a volte si pensa che il giocatore così nasce, così arriva e così deve finire la carriera. No, se il più grande terzino sinistro degli ultimi 30 anni, che è stato Roberto Carlos, non sapeva difendere, poi è arrivato qualcuno e gli ha insegnato a difendere. Cioè non è che ci vuole un trattato di fisica nucleare, perché le caratteristiche rimangono quelle. Probabilmente il piede di Chiara non sarà mai il piede un po' più morbido, anche la visione di gioco di Angelo dall'altra parte, facciamo il corrispettivo dei due, però ha una fisicità straordinaria, un ragazzo che è molto diligente, sta migliorando come ha migliorato la difesa. Secondo me il punto vero centrale, che io ricordo alcuni tratti di Messina Foggia, prendo un esempio della partita in cui Angelo, che giocava, Di Chiara, si ritrovavano davanti a loro con 50 metri 40 metri senza nessuno, e con gli avversari che si infilavano lì. Adesso Peppino ha fatto giustamente la nota di Chirico, ma se non è Chirico è Maza, se non è Maza,
Costanza e Riverola, cioè quello che gioca e viene collocato in quella maniera, che adesso probabilmente complice, anzi con la, come posso dire, la spiegazione principale di una ritrovata fisicità assoluta, perché il Foggia, diciamolo, è arrivato perfettamente preparato a questi playoff, per cui alla fine grande merito, grandissimo merito anche alla preparazione a questo punto, perché noi abbiamo sottolineato giustamente durante il campionato che il Foggia per due mesi ha probabilmente perso la possibilità di vincere il suo campionato, perché è inutile che ci nascondiamo, qui possiamo essere, noi abbiamo un ospite, era là. Si può dire, se si può dire, Valletta a Teleblu quando Marsico faceva le trasmissioni, quindi è Valentina vero. Da da sono Milano, sono contenta di vederti, buongiorno, ciao. Buon lavoro, e forza Foggia. Lo seguo tramite i miei amici, ma non me ne, ormai non più, sono mamma. Chiudiamo velocemente, sennò finiamo per monopolizzare la trasmissione sull'Alessandria. Chiudiamo dicendo che dove volevamo arrivare forse anche con Domenico era la storia di Bocalon, perché alla fine della fiera è perché uno degli errori che Gregucci ha fatto. Allora lì io posso dare solo una spiegazione che è una, dal mio punto di vista non è, è la, il discorso scaramantico, siccome Gregucci ha vinto molte partite in Coppa Italia facendole entrare dopo, probabilmente il suo piano B era buttare Bocalon, perché Domenico faceva la formazione con la rossa, esatto, però sì, lì ma è veramente, siccome però, giustamente diceva lo studente che studia qualche capitolo e me ne va a tentare l'esame, io per una settimana non ci ho dormito, poi De Zerbi sabato mattina mi ha tranquillizzato, anche noi eravamo, perché ci mancava Angelo, ci mancava Gigliotti, cioè, allora se ti fa la domanda questo è, però poi c'è la medaglia, lo studente che va a fare l'esame dice, speriamo che non capita con Ustro e capita con quello bravo. Siamo capitati col professore buono che ha sbagliato tutto dall'altra parte e ci ha fatto questo regalo di tenere, perché buono. Io ripeto, l'assistente bravo non era il professore malvagio, il barone, e quindi ha sbagliato come il professore. Io ho molta stima e molto rispetto di Braglia, perché veramente a Foggia ha fatto tanti punti, poi non aveva capito, anzi non aveva capito il toscano che era importante il piazzamento, e lui un giorno mi confidò dopo tanti anni, dice, l'ho capito dopo. Braglia era meglio capirlo prima, perché lui diceva che l'era la bischerata, invece non era una bischerata piazzarsi bene. Braglia, gli voglio bene, e non saranno questi 180 minuti a far venir meno la stima, il rispetto e l'amicizia che c'è fra noi due. No, no, e quindi chiudiamo e ti passo la linea dicendo non facciamo quell'errore che ha fatto Gregucci studiandosi forse il Foggia non troppo tempo sul pezzo. Non facciamo lo stesso discorso sul Lecce. Il Lecce, il Foggia è stato sorpreso dalla prestazione, secondo me l'Alessandria Gregucci non ha visto forse troppo spesso il Foggia negli ultimi tempi, era rimasto forse un Coletti che era un giocatore che lento, impacciato, un giocatore che aveva sofferto molto la contestazione, perché non dimentichiamo che quando Coletti appoggiava la palla sia lo Zaccheria e in televisione idealmente di fronte allo schermo i tifosi del Foggia, sai, spesso chi va allo stadio sa benissimo che c'è quel brusio che toglie totalmente sicurezza. Lo Iacono credo che non abbia sbagliato un intervento, lo Iacono è stato straordinario, neanche lui protetto. Io sinceramente quando ho saputo ed ero già trasferta romana dell'infortunio di Gigliotti, devo dire che mi sono molto preoccupato, perché secondo me Gigliotti è giocatore di categoria superiore, cioè è uno su cui la difesa può contare per gli anni. La stagione è finita, ma perché siamo a maggio, certo. Fossimo stati a ottobre avrebbe poi ripreso, perché è il collaterale, non è il crociato, è la prognosi di due mesi non servono adesso, però volendogli rinnovare il contratto, non sono fatti che mi riguardano, riguarda la società, lui potrebbe presentarsi lindo e pinto in ritiro, però ripeto, non è uno spot pubblicitario a favore di Gigliotti, dico le cose come stanno, ha due mesi di prognosi, non ha quei 6-8 mesi, assolutamente no. Insomma, io non sapevo che fosse in scadenza, dico, io lo rinnoverei subito, sinceramente. Riprendo un attimo la palla per restituirla un attimo a Ruggero, però già preannuncio che andrò da Rocco per quanto riguarda il tifo, perché lui era lì in gradinata con il suo striscione e voglio anche la sensazione della gradinata, gli umori, qual è stata l'atmosfera lì. Poi andrò dagli altri miei amici di fronte a me per parlare anche un po' di Lecce e del pericolo giallo, perché l'ha detto qualcuno prima, già ci sono due ammoniti e quindi due diffidati, e non due diffidati a caso, era Iemmello, però c'era Ruggero che mi ha chiesto parola e io immanentemente
gliela do. No, mi sentivo, diciamo, secondo me gliela toglierei fra 2-3 minuti. Cioè, mi sentivo in dovere di dire due parole, diciamo, sulla funzione di, sul ruolo di Gaio Mario e di Gneo Papirio Carbone. Nella guerra civile romana, che li vedeva opposti a Silla. No, non è vero. Volevo osservare una cosa sugli avversari del Foggia. Sì, perché adesso, allora, il Foggia è stato molte volte, a torto o a ragione, nel corso dell'anno, paragonato al Barcellona per il fatto del Titi Taka, eccetera. Però dopo la partita di ieri, notavo che effettivamente venire a giocare a Foggia sembra davvero, per l'allenatore avversario, ricorda quando dovevi andare a giocare a Barcellona con il Barcellona di Guardiola, cioè quello con i giocatori tutti forti, compresi centrocampisti nel loro momento migliore, Iniesta, Xavi, eccetera, con l'allenatore più forte della Guardiola. E non sapevi che fare. Queste sono sempre le tue opinioni. Sì, è mia opinione. Cioè, tu che fai? Allora vai lì e te la fai tutta in difesa, consegnandoti, rischiando però che alla fine un gol te lo potresti sempre prendere, cosa che è successa alla fine all'Alessandria. Oppure te la vai a giocare e rischi di tornare col pallottoliere. Due, prego. Due, alla fine due ieri, sì. O te la vai a giocare a viso aperto, rischiando di tornare col pallottoliere. Allora, per l'allenatore avversario non è facile affrontare una squadra che gioca così e che, come ha detto De Zerbi in conferenza, oltre alla conoscenza di quello che devono fare, ha la fede, cioè la consapevolezza che, giocando in quel modo, alla fine devi avere fede che il risultato arriverà, che il gol arriverà. Ieri la squadra non ha avuto fretta, non è stata nervosa di segnare. Ha atteso la metà del secondo tempo per decidere la partita. Allora, mettendomi nei panni dell'allenatore avversario, penso che è difficilissimo preparare una partita contro questo Foggia, in questo momento, con questa consapevolezza che ha adesso. E però penso che anche quel Barcellona è stato battuto. E l'Inter, per esempio, l'ha sconfitto sull'andata e il ritorno. Quindi la partita di Lecce a Lecce... Il Foggia all'andata aveva il suo pallone d'Achille. Ma ci consegniamo... Tanto prima o poi l'errore lo fanno dietro e sbagliano il passaggio. Adesso non è che non lo sbaglio, non c'è neanche il timore che ciò avvenga, perché hanno veramente messo a punto tutti gli ingranaggi. Poi possiamo essere smentiti a Lecce e ci prendiamo un'altra goleada, può succedere, perché non abbiamo tutti i titolari a disposizione. Però al momento la partita di ieri sera Foggia-Alessandria ha fatto vedere come il Foggia non abbia concesso proprio un bel nulla all'avversario. E quindi dicevo, ecco, a Lecce è quella forse la partita determinante, perché Braglia deve prepararla per vincere e secondo me per vincerla anche con più di un gol di scarto, se riesce. Sì. Cioè loro dovrebbero sperare di replicare la partita di campionato. Messo in casa, va bene. Allora, con Braglia il Lecce ha avuto una media altissima, quasi 2 punti a partita, che il Foggia non ha avuto forse in tutto l'anno con De Zerbi, che fra l'uno e l'altro campionato è arrivato a quota 1,83 addirittura, sta salendo perché vince parecchio, è alto. Braglia ce l'ha ancora più alto. Ma nonostante ciò ha perso con Matera in casa e ha pareggiato con l'Akragas, quindi se ci sono riusciti loro a fare quello possiamo provarci anche noi. Credo che abbia perso anche con l'Akragas. No, era lì lì per perdere, perché in un contropiede il giocatore dell'Akragas. No, con l'Akragas, ho sbagliato, loro hanno perso col Matera e con l'Andria in casa, e lì ha perso sì, all'andata, sì, c'era ancora Asta, sì. Cioè, hanno perso solo 2 partite in casa in stagione, una contro l'Andria, però era il Lecce di Asta, e poi con il Matera invece. Però nel momento migliore del Matera, quando sembrava che il Matera dovesse addirittura tornare a lottare per... Prego. Il conduttore. Oh, che bello. Vuoi dire anche qualcosa sulla guerra civile? Ma guarda, parleremo di Silla. Casus belli, vogliamo parlare. Gli ottimati contro... Maleventum, Beneventum. Le forche gaudine. Bravo. No, devo andare. Dopo. Devo andare dall'amico. L'ha detto, perché i sanniti si mandano delle forche gaudine. Pure io ho vinto 3-2 con l'Inter. Tutte le altre volte che ne ho prese 5 a Milano, una volta ne vinto. Poi Roma li ha annientati. Quindi è forche caudine per quella volta, ma non per sempre.
E basta, su. Hai ragione. Basta con queste forze. Dai, cambiamo argomento. Mi faccio venire un po' in mal di testa, ragazzi, ma oggi purtroppo non c'è Sara che saluto e quindi devo fare un po' tutto da solo. Chiudiamo il discorso Alessandria per poi proiettarci su quello Lecce, mi faccio vedere anche io, parlando con l'amico Rocco Soleti, perché lui, come detto prima, era in gradinata, vero? Sì, in gradinata. Sto anche spettacolo, senza voce, come possiamo sentire, spettacolo sugli spalti, anche in gradinata. Ieri hanno fatto una coreografia particolare con dei palloncini colorati rosso e nero. E in tribuna si è visto veramente uno spettacolo, io non vedevo da... Prima coreografia in tribuna che io abbia mai visto. Sì, infatti, non vedevo uno spettacolo del genere da anni. Poi bisognava vedere anche il sottotribuna, qui dalla gradinata si vedeva bene, il sottotribuna era pieno alle due estremità anche, cioè dalla parte della curva sud e dalla parte da Pizza Pondo, insomma. Impara, sta Pizza Pondo. Niente, c'è da dire, spettacolo sugli spalti e poi spettacolo che poi si è ripercorso anche in campo. A primo tempo siete entrati? Io sono entrato per mettere lo striscione alle 5 e mezza, stavo già all'ingresso. Ricordiamo che la partita era alle 20 e alle 20 45, 3 ore e un quarto prima. Poi attendere l'apertura dei cancelli, insomma. Bisogna annunciare la società, l'organizzazione, perché aprire e comunicare che i cancelli vengono aperti alle ore 18, non ci sono state resse né tampoco risse, e quindi tutto è filato liscio nell'ingresso, perché verso le 17:20 che andavo altrove, poi ne parleremo della Diamond, c'era già la gente in fila e i cancelli chiusi, quindi... Infatti ho visto anche Peppino che andava a vedere la Diamond, quindi è stato... Insomma, a parte... Come l'hai vissuta l'attesa della partita? L'attesa della gravidanza della moglie, già la... Questo è già nove mesi, non sono stati 9 mesi, però comunque da lunedì, cioè considerate che lunedì appena ho visto alcuni che hanno pubblicato i biglietti, mi sono fiondato subito al bar, perché avendo anche la prelazione... Ho deciso subito di andare, perché avevo già immaginato che ci sarebbe stata gente e file innumerevoli. In effetti non sbagliavo. Entro. Quanto è bello giocare per la prima volta i playoff con il vantaggio di avere la partita decisiva in casa? Oh. Sei preparato questa? Beh, diciamo che in questa prima partita non avevi nessun vantaggio, cioè nel senso che... E poi non capisco queste regole, perché uno è arrivato come miglior seconda, non deve avere il vantaggio di arrivare ai supplementari e di poter vincere comunque la gara, perché considerare che l'Alessandria avrà impostato la gara anche su quello, cioè nel senso che nel caso in cui il Foggia avesse avuto anche il vantaggio di arrivare come migliore seconda, e quindi avrebbe attaccato di più, secondo me avrebbe giocato la sua partita, anche se comunque c'è da dire che il Foggia nel primo tempo è stato strepitoso, perché ha avuto pazienza, calma, e ha studiato un po' come poter colpire l'avversario. Poi nella ripresa, secondo me, il cambio di De Zerbi, di Riverola, è stato azzeccatissimo, e secondo me ha cambiato la partita. Come ha cambiato la partita, secondo me, l'unico che in questo campionato può fare la differenza, in questi playoff può fare la differenza, l'avevo detto in settimana, che è Vincenzo Sarno, e secondo me è un giocatore che può fare la differenza indipendentemente dallo stato di forma, perché secondo me in questo momento è tra i migliori. In tempi non sospetti, quando abbiamo avuto la certezza di arrivare ai playoff senza sapere la posizione, cioè, mi riferisco alla vittoria in casa con Martina, poi Castellammare ci ha detto che eravamo i miglior secondi, io dissi: è inutile che stiamo a vedere terzo, quarto, se due persone, Sarno e Iemmello, giocano come sanno giocare, non ce n'è per nessuno. E poi così è stato. Ora affrontiamo questo Lecce. Io ho visto qualche minuto all'inizio del primo tempo, il Bassano era più veloce, il Lecce è più lento. Il Lecce fa della forza fisica la sua forza, la sua prerogativa, cioè che il giocatore da quasi un quintale, quando vede il fuscello, una spallata regolare, che non è mai calcio di punizione, lo manda ai cartelloni pubblicitari e continua a giocare. Però visto che più di una volta abbiamo citato l'impero romano ebbe la decadenza sia per la dissolutezza dei costumi interni, ma anche perché fu affrontato da soldatesche più che da soldati, che da militari inquadrati, cioè i barbari, che facevano della forza fisica, come gli hooligans inglesi, il loro punto di forza. Che meraviglioso. No, ma questa è la storia, ragazzi. Una lista da hooligans, cioè,
I romani invece erano arrivati al punto che le convocazioni il CT le faceva soltanto fra i romani acquisiti, cioè quelli che avevano acquisito la cittadinanza romana, i galli, i celti, gli elvetici, gli elvezzi, i daci. Il cittadino romano di Roma era ormai esentato dal servizio militare perché lui era l'impero, doveva godere. Allora la differenza sai dove sta? Che a differenza di Roma, che aveva soldati ormai presi dalla periferia dell'impero e non romani, noi abbiamo la foggianità di Quinto, di Agnelli e di tutti gli altri, più De Zerbi che si sente foggiano acquisito perlomeno finché resta a Foggia e l'ha detto a chiare lettere, e allora quell'impegno forse ci consentirà di avere la meglio su questa forza barbarica, che poi li vedi tatuaggio, barbambacci, non ne parliamo. Posso, se potevo dire l'ultima considerazione, una su sul mister, perché ieri l'intervista del dopopartita mi ha, posso dire la verità, mi ha commosso, perché c'è stato un tratto, mi sa, intorno al minuto 17 nell'intervista, nel video che gira su YouTube, che ho visto quando gli hanno chiesto la domanda il tuo collega Lo Sapio, gli ha fatto la domanda, Emanuele Lo Sapio, ha fatto la domanda, hai visto tanto pubblico come quando giocavi nel Foggia, e lui in quel momento, diciamo che gli è scappato un po' la lacrimuccia, perché ha ricordato i fasti del periodo di C2, ma soprattutto ha detto c'è un legame indissolubile con questa città, io questa città non la cambierei mai, ed è entrata ormai dentro di me e io non posso farne a meno di lei. E infatti poi si è ricollegato al fatto del contratto, ha detto io non ho problemi a restare qui anche in Lega Pro, se ne eventualmente restiamo in Lega Pro o se eventualmente risaliamo anche in Serie B. Anche se le offerte ce ne sono davvero tante, e anche da categorie non superiori, ma due volte superiori. Quindi... Sì, ho sentito anche l'Empoli, però comunque l'Empoli... sono tante voci che girano. L'Empoli e Crotone in Serie A, la in Serie B. È un'ultima cosa solo sul Lecce, se posso dire. Perché? Che cosa abbiamo detto dopo Castellammare di Stabia? Una cosa alla volta. D'Alessandria, la semifinale, la finale. Una cosa alla volta di tre. Adesso, la semifinale, la finale, sei squadre da mettere sotto. L'ultima cosa solo sul Lecce, ho visto la partita del Lecce ieri, c'è da dire che il Bassano l'ha messo sotto nei primi 10 minuti al Lecce, che non aveva assolutamente gioco, c'è da dire anche questo, e poi ho visto soprattutto la forma fisica del Lecce, già i primi 10 minuti che il Bassano correva un po' di più, ho visto il Lecce un po' appesantito, non so se è una questione di pretattica, però mi sembra un po' a livello fisico un po' deficitario, speriamo che sia così effettivamente. Bene, vado anche dagli amici di fronte a me che hanno, come dire, pazientato fin troppo, poverini, Michele Pietrocola e Renato Martino, perché ci proiettiamo sul derby. De Zerbi ieri in conferenza stampa ha già messo la scintilla su questa partita, dicendo che è una di quelle che aspetta da diverso tempo, perché evidentemente qualcosa nella gara di ritorno, non tanto nella gara d'andata, è successa. I calciatori, non mi ricordo chi dei due, ha parlato di un... Narciso? No, in conferenza ieri, dice. Sì. Ieri Narciso ha fatto riferimento a questa cosa, che no, nella gara di ritorno sono stati, diciamo, ci sono stati degli episodi spiacevoli nei confronti dei giocatori del Foggia. Io credo che, avendo parlato prima di quel Lecce-Foggia con un collega leccese, lui mi ha spiegato che dopo Foggia-Lecce girò quella foto dei giocatori del Foggia che facevano il gesto del 4. A Lecce l'hanno presa molto male, si sono tenuti quella foto in archivio per un girone e hanno aspettato al VAR i giocatori del Foggia nella partita di ritorno, giocando lo sangue agli occhi e facendo forse la migliore partita per loro del loro girone di ritorno, diciamo. E probabilmente ci sarà stata qualche, diciamo, vendetta privata con qualche giocatore che all'andata aveva fatto qualcosa a qualcuno del Lecce. Chirico stesso è stato fischiato per tutta la partita, quando è entrato. No, però Chirico fischiato perché quando era a Lecce ebbe dei comportamenti, diciamo, poco professionali. Secondo il Lecce. Tra l'altro si potrebbe mettere adesso nello spogliatoio del Foggia, se serve a caricare, la fotografia di Chirico che viene abbracciato. Quindi ora siamo noi che aspettiamo, infatti no, però si stanno, sì, però mi è sembrato che i giocatori del Foggia e De Zerbi siano quasi contenti che l'avversario è il Lecce, perché vogliono come attenzione, non caricare la tua, no, però loro no, non è una sfida, no, non è una sfida personale. No, è una sfida per arrivare in Serie B, però credo che loro ci tengano particolarmente. Può stare
lo scotto ci può stare, che Totti fa 4 a casa, è una cosa, e anche il mezzo che fa, però la, a Focangan no, nello spogliatoio, no, a Focangan no, quello no, ai tempi che è un po' come quella cosa riacceduta dall'Oltro Sentaro, Iemmello che l'anno scorso fece il gesto di Porto. Quante esultanze ha fatto Blondetti, in faccia a chi? A qualche bagnino, ha avuto tempo per esultare sulle spiagge, in montagna, in gamba, dove va lui, perché è lunga, cioè noi auguriamo buone vacanze alla Casertana, ma la Casertana deve ancora arrivare al mare. Blondetto ormai si è abbronzatissimo perché per il Lecce, per la partita di Lecce dimentichiamo tutto quello che è successo precedentemente, perché all'andata noi abbiamo giocato con un Lecce che era nel momento peggiore del suo campionato. No, Iemmello ti ha fatto cacciare fuori Freddi e vinto la partita. Comunque c'era Asta, insomma, giocavano, massimo, diciamo, senza, erano 11 nel campo, ecco. Al ritorno abbiamo preso una scoppoletta non da poco, anche sul piano del gioco, però, perché noi siamo andati lì, non abbiamo giocato al ritorno. Non era il periodo più buono. Sì, non era il periodo buono nostro, quindi diciamo si sono verificate le due condizioni opposte, all'andata e al ritorno. Sono due partite, non c'è fretta, secondo me noi minimo un gol in trasferta lo facciamo sempre, quindi non dovrei, un gol lo facciamo, dai. Ma non vale il doppio, no, non vale il doppio, però se facciamo un gol comunque loro devono fare almeno due per vincere, quindi cerchiamo di stare tranquilli. Perché se stiamo tranquilli e giochiamo, perché per esempio perché non c'è un vantaggio, ce l'hai se vinci in trasferta l'andata, non parlo del Po, la squadra che in semifinale o in finale, una squadra, può essere anche il Pisa, il Pordenone, chiunque, vince in trasferta l'andata, veramente al ritorno gli basta il pareggio senza andare ai supplementari, come invece qualora avesse pareggiato anche 5 a 5 fuori, sì. Quei 5 gol non sono, non fanno servono, differenza, non fanno nessuna differenza. Sbagliato secondo me, perché non si può dire, perché comunque è come se si volessero azzerare le posizioni. Lo so, sì, sì, cioè, lo fanno per questo, perché i gironi sono tre, quindi non potevano. E poi però mi chiedo, ecco, perché poi figlio e figliastro no. Cioè nel playout 0-0 si salva chi sta meglio piazzato. Per carità, è giusto. Perché non sono degli altri, non ci sono i gironi differenti. È perché per non penalizzare la questione delle seconde, cioè, è un po' difficile confrontare le seconde tra gironi. Già sei stato costretto a fare la regola dei punti, poi della differenza lì. A rendere all'ingegnere. E quindi probabilmente questa la spiegazione. E conosce meglio di me, per esempio, la campana di Gauss. Beh, non conosce la campana. Io salutiamo Gauss. Salutiamo il campanaro. No, il campanaro. O poi se tu sanni i campanari. E io ero rimasto Gaussiano, io ero rimasto a quelle di Agnone, però Agnone, quella di Rovereto, per questo. Tornando alla partita, al prossimo incontro, Lecce, qua bisogna resettare assolutamente mentalmente e tutte le ipotesi, perché le partite per una promozione in serie dei playoff sono partite particolari, uniche, non sono come quelle del campionato e non sono neanche quelle da paragonare ai derby, sono partite uniche perché si gioca su, nel caso delle semifinali, su due partite, non c'è il gol doppio, però se per caso, come diceva giustamente Peppino, la squadra in trasferta segna, l'entusiasmo va alle stelle e comunque è un grandissimo, grandissimo vantaggio per il ritorno. Ora, io credo che se De Zerbi e la squadra si prepara come si è preparato quella partita con Alessandria, con assolutamente intelligenza, cercando di riuscire a trovare tutte le possibili varianti che la squadra avversaria può mettere in atto, credo che si possa stare abbastanza tranquilli. Voglio dire un'ultima cosa, io dall'inizio del campionato, per la verità con Peppino, ho sempre sostenuto che la squadra che poteva andare in Serie B diretta era il Lecce. Io l'ho sempre considerato una squadra valida e forte. Mercedes, la Mercedes. Però a questo punto, esatto. Cioè, meglio Lecce che il Benevento. Questo sinceramente io pensavo. Non pensavo proprio al Benevento. Tuttavia, a questo punto del campionato, nel momento più importante, io dico che il Foggia davvero ha le chance migliori per andare in Serie B. Perché se non gioca bene adesso, cioè adesso deve giocare il Foggia. Il campionato è qua. Né più della serie né di Russo e Fessi, insomma, molto lento. Parliamo anche delle altre che sono arrivate. Le altre che sono arrivate. La griglia si restringe. Tu sei bocchi.
la griglia si restringe in quanto la cotica che quando va sulla griglia salta sui miei questa diciamo il Bassano è andato via perdendo con Lecce perdendo esatto prima andare in vacanza non la possiamo fare il Lecce infatti vince 2-0 Lecce agevolato giustamente agevolato perché nei primi 10 minuti è stato espulso il portiere cioè rigore d'espulsione c'era, tutto, c'era tutto, tutto regolare rigore nettissimo e fa parte dell'espulsione Lecce però che a questo punto ha anche lui problemi di molti diffida. Ammoniti avuto. Ha avuto molti ammoniti tra i quali Abruzzese, Papini e Surraco cioè persona tra le altre cose ho notato anche un Moscardelli nervosissimo e non è stato ammonito cioè vediamo anche giocare come per esempio nella pallacanestro ieri il grande Padalino stava per tirare ha finto il tiro ha tardato per fargli far fallo all'avversario quindi ha segnato c'è cioè, sto valido è un tiro la stessa cosa, tu devi andare a giocare su quei diffidati, come? Indurre al fallo i diffidati. Come Lecce giocherà sui diffidati del Foggia, cioè su Bacca e Iemmello. Dici che l'attaccante viene ammonito. Ma però lì poi ti provocano, si è vista la gara dell'andata. Iemmello ha ammonito per diciamo per aver parlato troppo intemperanze, i reali sono stravaganti, a volte. Pubbliche virtù e vizi privati, quindi. Però magari si vince a Lecce, ci sta pure l'ammonizione tattica, così almeno lo avremo nella finale. Però passando a Pisa Maceratese 3-1 e la Maceratese di Bucchi, salute, va anche lui a casa al mare. C'è il mare a Maceratese. Grande campionato però la Maceratese. La Maceratese un grande campionato, non poteva fare di più effettivamente. Non aveva nessuna. Tra le altre cose ho scoperto che nel Pisa gioca Eusebi, caro Peppino. Adesso l'ho scoperto, pensa a te. Perché c'è pure Arma. E poi il grande genio di Caserta si può andare, non può andare al mare, si va a mangiare direttamente le mozzarelle di bufala. Perché Romagnello si è dimostrato quello che è. Ha perso. Nonostante abbia perso comunque sul rigore al 39esimo del secondo tempo, però niente di che. E quindi diciamo le semifinali saranno Foggia Lecce, come già tutti sappiamo, e Pordenone Pisa. Pordenone alla fine dovrà poi giocare il ritorno a Pisa e non sarà molto facile. Quindi la strada era stata tracciata, disse Peppino Foggia, cioè Alessandria, Lecce e Pisa, e forse proprio questa sarà. La spada. Posso dire una cosa su Lecce? Sì, non dire quella parolaccia. No, parliamo di Lecce. No, facciamo un passo alla volta. Peppino. Volevo nominare un giocatore del Pisa che è appunto, un nome che a Foggia non si può dire. Il Pisa eventualmente ci potrà interessare. È quello che è sempre bella, quindi è una cosa, lascia stare. No, del Pisa ce ne occuperemo eventualmente, bella, perché non trascurerei nemmeno il povero diciamo due parole anche sul Pordenone, che poi insomma è arrivato e se la giocherà con la partita in ritorno. Ha vinto il Pisa anche insomma a un certo punto a fine partita un po' fatica. Io vorrei c'è Pisa Pordenone e Pordenone Pisa c'è. Pordenone ha fatto tutto esaurito 2000 spettatori. Sì, beh vabbè perché la palla si andava sopra stanotte un tifoso mi ha detto quando salimmo in B a Trapani col Palermo affrontammo una squadra che cominciava con la P. È ovvio che in finale se ci arriviamo affronteremo una squadra con la P. O il Pordenone o il Pisa. Però c'era la mia preoccupazione alla semifinale di Coppa Italia, perché noi in semifinale di Coppa Italia fummo buttati fuori da due squadre con la S, Sorrento e Spezia. Meno male che era Robur Siena. Era Robur Siena, non era Siena. Io volevo dire su Lecce una cosa brevissima sul fatto che comunque è vero che è una squadra lenta, però attenzione, ieri ha vinto la partita per l'azione del primo gol, che è un'azione che secondo me De Zerbi, che è una persona intelligente, si studierà, perché il Bassano arriva quasi alla metà campo con la difesa e vengono bucati, poi Surraco va tu per tu col portiere, il portiere non solo viene scavalcato, lo guarda, alza il piede e quindi da quel punto di vista lì neanche a dire ma è penalizzante per il portiere essere il rigore e l'espulsione. In quel caso c'era tutta anche l'espulsione, perché lui scientificamente non è che va lì, non prende il pallone, lo butta
butta giù, e forse in quel caso l'espulsione è esagerata. Lì no, il portiere Rossi del Bassano alza proprio il piede per buttarlo giù, e quindi attenzione, cioè il Lecce probabilmente giocherà, anche il Lecce giocherà su questo tipo, e Foggia deve essere molto attento, come lo è stato, anche perché io non so se tornerà Angelo, ma comunque la difesa potrebbe essere riproposta, la stessa difesa, e anche il Lecce è in condizioni, è vero che è una squadra retta, ma quella è una questione di struttura fisica, però Moscardelli è in ottime condizioni fisiche, anche il Lecce sta arrivando, non dimentichiamo che il Lecce ha giocato comunque alle 3:30, quindi era anche un clima sicuramente più caldo rispetto al giocare alle 10. Era la campana di lancio. E quindi, come ripeto, non sottovalutare. L'importante è giocare la partita con intelligenza, sapendo che poi al ritorno ci sarà la possibilità di ribaltare, perché il pubblico straordinario del Foggia di ieri non è paragonabile a quello che ieri c'è stato a Lecce, per esempio. Ieri sono state diverse polemiche sul fatto che Lecce andava in televisione, si sono presentati i 10.000 e Bragli ha detto: ma oggi eravamo seguiti dai soliti 10.000. Ora con il Foggia sarà un clima diverso, perché Lecce quest'anno ha stabilito i record di presenze proprio nella famosa partita del 3-1 regalando bie, però c'erano 13.300 persone a vedere il Foggia, quindi sicuramente sarà un ambiente diverso, però io direi di essere attenti, e questa è inevitabilmente la partita, questa è la partita del playoff adesso, dopo quella dell'Alessandria, superato l'Alessandria, è la partita questa di andata, perché secondo me questa di andata può determinare il resto del cammino playoff. Peppino, apri il tablet cartaceo, andiamo sui numeri. Andiamo subito. Parliamo anche di Sarno, perché ha realizzato la 24esima rete col Foggia ed ha raggiunto fra gli altri Cavallaro, che salutiamo, giochi ogni tanto, forse ci segue pure, Pierpaolo Bresciani e Geraci, 24 reti. Iemmello è sempre più ottavo da solo, 41 reti, insomma non sono male. Poi è terzo nella classifica dei marcatori che hanno più reti, cioè hanno più reti in un anno, ma questa la facciamo partire dai 20 gol in su. E allora al terzo posto ha raggiunto Raggio Montanari con 25 reti, anno di grazia 31-32. Nello stesso anno Marchionneschi ne segnò 36, e lo stesso Marchionneschi nel 30-31, cioè l'anno prima, ne ha segnati 27, quindi spieghiamo anche il fatto di Nilla Pizzi che faceva prima e secondo. Cioè in questa classifica Marchionneschi occupa sia il primo che il secondo posto, come Nilla Pizzi a Sanremo, Colomba, Ledera e tutto il resto. E al settimo posto Iemmello, fra i giocatori che più volte hanno indossato la maglia numero 9. Ora voi mi direte: ma mo con sti numeri della tombola come fai? No, io guardo sempre, come negli anni in cui il Foggia ha avuto il numero solo, guardo la Foggia, cioè, per esempio ieri Narciso era 1, Gerbo era 2, Di Chiaro era 3, Agnelli era 4, quindi 5 Lo Iacono, 6 Coletti, 7 Chiricò, 8 Vacca, poi 9, 10 e 11 che sono gli stessi numeri mai. E al settimo posto con 65 volte, avendo indossato 65 volte la maglia numero 9, ha raggiunto un certo Renato Mola, che è stato un grande centravanti del Foggia. Sì, Bigon e Saltutti e Mola, certo. Poi è al metti a fuoco il tablet. Sì, no, è sotto gli occhiali miei, perché ormai sì, è quinto con lui. Ah, no, quinto posizione, il gemello. Sì, nella è bravo, era Gemelli, perché la, chi non conosce la propria scrittura è un vero asino di natura, quindi è riferito a me. Nei gemelli del gol è arrivato al quinto posto, 37 reti in 2. Ha raggiunto Baiano e Rambaudi nel 90-91, Baiano 22 e Rambaudi 15. Come le ha raggiunti queste? Lui è a quota 25 e Sarno è arrivato a quota 12. Quindi 25 più 12 sommano appunto 37. Quindi con Sarno abbiamo aperto e con Sarno chiudiamo. Ringrazio l'avvocato che ha interpretato la mia scrittura. Ed è grave, perché lui è medico, quindi voglio dire. Sì, ma se manco il medico. Ai tempi delle guardie mediche scrivevo alle 3 di notte e questo è stato fatto alle 3 di notte. Giustificato. Tra poco ce le tolgono pure le guardie mediche, okay. Pensate voi. State tranquilli che non è così. Non è così. Falli parlare. Facciamogli parlare. Falli parlare. Poi,
un'altra, diciamo, nota curiosa è che Bucchi saluta Val Perugia. Sta bello inguaiato il Perugia per l'anno prossimo. Beh, guarda, Bucchi invece non ha tieni di Bucchi allora. Ieri ha avuto il dato di dimensione. Allora, curiosità della Lega Pro. Vabbè, questa è una curiosità. Il club, il Benevento, il club rinuncia al ricorso avverso la penalizzazione. Qua parla con il ricorso, pure sotto l'ombrellone. C'è stata materia del contendere. Perché il Benevento rinuncia. Ormai non serve più. Al Martino invece è confermato il punto di penalizzazione. Ma adesso c'è Catanzaro, Antonello Preiti è il nuovo DS, Ischia esonerato Porta, subentra Di Meglio. Ma è una porta girevole perché lo cambiano tre volte all'anno. Ah, sì, è proprio una porta girevole. Matera si dimette il DS Fernandez, Messina si dimette il DS Argurio, quindi si dimette una moria di DS. Esatto. Serie D, il San Severo in silenzio stampa, Bocca al lupo allora. Terza categoria, Salvemini Manfredonia, Stornarella 5-3. Basket, Serie C Silver, Pool promozione Diamond, Vis Reggio Calabria 96-79. In classifica secondo posto per la Diamond a 4 punti. Il punto sulla Diamond. Ora partiamo subito dai risultati, perché nell'altra partita il Patti ha vinto ed è a punteggio pieno a quota 6 e ha battuto l'Agropoli. L'Agropoli che in tutta la stagione regolare aveva perso una sola volta, in 8 giorni ha perso due volte, sia pure in trasferta, prima a Foggia e poi a Patti. Ora il ritorno non comincia come nel calcio, che se giochi la prima col Martina giochi la prima di no, il ritorno comincia al contrario, ma non del tutto, perché il Foggia va subito a Reggio Calabria, la squadra che ha battuto ieri. Poi non va ad Agropoli, che ha battuto l'altro ieri, ma va, arriva il Patti a Foggia, che è quello della prima giornata, e poi l'ultima è ad Agropoli. Sono i tabelloni alla Coppa Libertadores, così in Coppa Libertadores in Sud America fanno così, il terzo in Champions e modificano in base alla possibilità poi di finire in casa o fuori a seconda di come si è giocato l'andata. E ci siamo imparati una cosa che non sapevo. Io quando una cosa non lo so la dico. E allora hanno vinto col Reggio Calabria, hanno giocato molto bene. Il Reggio Calabria veniva a Foggia a giocarsi le ultime chance di promozione, ormai è a 0 punti. La classifica dice, dopo ecco il girone d'andata, siamo al giro di boa di questo girone di playoff: Patti 6, Foggia 4, Agropoli 2. Però la Grobbia ha giocato due volte in trasferta, il Foggia 4 ha giocato due volte in casa e Reggio Calabria 0. Ora il Foggia deve cercare di vincere di nuovo a Reggio Calabria. Se gioca come ha giocato ieri ce la può fare, magari non di 17 punti ma di pochi punti, ma ce la deve fare. Ne basta uno per poi affrontare il tutto per tutto con giocarsi tutto per tutto con il Patti in casa. La differenza cesti. Differenza cesti. Classifica avulsa se ne arrivano tre a pari punti o due. Se arrivano due, cioè se tu ipotesi arrivi primo in classifica con l'Agropoli, le vinci tutte e due, oppure quelle abbattute già di 26, ce la fai. Col Patti abbiamo perso lì all'andata di 17, quindi differenza canestri. Nello scontro diretto, classifica bus. Abbiamo perso di 15, mi pare, 17, abbiamo 14. Sì, è pesante, però tu pensa a vincere le gare, che se le vinci tutte ce la fai. E comunque hai sempre la possibilità di arrivare secondo, di farti lo spareggio in campo nero con la seconda. Purtroppo non ho fatto in tempo a leggere chi i risultati dell'altro girone, dove sono impegnati il Cerignola e il Teramo, il Pozzuoli e il Cefalù, che era a punteggio pieno. Quindi la Diamond continua. Certo, il pubblico ieri non ha incitato molto la squadra, si vedeva che gli ultra non c'erano perché erano dal campo, e la gente man mano che si andava avanti col terzo e quarto cominciava ad andare via dal palazzetto, perché c'era il Foggia da vedere. Però hanno vinto. Questa è bella, che vorrei sottolineare, cioè il Foggia che sta lottando per la Serie B, la Diamond sta lottando per la Serie B, il volley di Capitanata che salutiamo è arrivato in Serie B, il calcio tavola, abbiamo qui il presidente, è arrivato in Serie B, è una Foggia che vince e ci fa tanto piacere. Loris Di Bello ha conquistato una medaglia nel karate. Stai dimenticando la scherma che è Champions League. Lucis, cioè,
Dulcis in fundo, lo sport appoggia è la scherma, perché è lo sport più titolato e non a caso qui abbiamo Renato Martino, era nel pizzino, però non glielo faccio dire a Guido per punizione, lo dice Renato Martino. No, Renato sta facendo un book fotografico per il calendario dell'anno 21, che farà come le ragazze della Pirelli, si metterà in abito, ad amitico e quindi cercasi foglia di fico a misura. Allora accetto i numeri più piccoli in cambio di Renato Martino nudo sul calendario. Oppa, bacco. Ma guarda, è meglio i numeri più piccoli, te lo garantisco, adesso, è meglio i numeri più piccoli. E adesso Renato Martino nudo. Allora parliamo un poco di scherma, e devo dire che diciamo la scherma siamo soddisfatti. Io ritorno da una trasferta siciliana dove si è disputato ad Acireale il campionato italiano cadetti e giovani. Cadetti e giovani sono i ragazzi di 15, 16, 17 anni, cadetti giovani 18, 19 e 20 anni. Dico subito che il livello tecnico di questa gara, cadetti e giovani, è stato veramente elevatissimo. Io sono rimasto veramente sorpreso sulla qualità dei ragazzi che tiravano. Non a caso, a livello mondiale e internazionale, europeo e mondiale, ci troviamo con i nostri ragazzi ai vertici assoluti. Tirava per esempio la ragazza Isola, che è una cadetta campionessa mondiale di spada, tirava Neri, campione mondiale di sciabola, 17 anni. Il tutto viene praticamente proiettato a Roma 2024. Non tutti sanno, cioè tutti sanno che Montezemolo è il presidente del comitato organizzatore di Roma 2024. La presidenza è una delle tante. È una delle tante. Che non può stare senza. Una in più, una in più. Esatto, però non sanno, molti non sanno. O non vogliono sapere. No, che è non sanno no. Che il presidente, il direttore generale della promozione di questo evento è una schermitrice importantissima che sta dentro, che è Diana Bianchieri, che è stata anche componente del CONI nazionale, che si sta occupando di questa cosa. Ora, è fondamentale per la Federazione Scherma, e diciamo che quello che si è visto ad Acireale ci fa stare tranquilli, perché questi ragazzi che stanno arrivando e saranno dell'età giusta per fare le Olimpiadi sono veramente di livello mondiale. A questo punto arriviamo alla scherma foggiana. C'era anche la Puglia, abbiamo avuto un sesto classificato che è Tomaselli di San Severo, abbiamo avuto quinto classificato che è Iandolo. Anche se qui ho nella Coppa Italia, nella sciabola, secondo posto per Ciro Tomaselli. Coppa Italia un'altra cosa. Questa è stata, ad Ancona, che io ti sto dicendo, sto dando i risultati ieri. Ma io qua mi metto senza data, secondo posto, terzo posto. Comunque, come vedi, secondo posto, sesto posto a un campionato italiano mi pare bene. Però quello che voglio dire, e questo lo dico a beneficio di tutti gli ascoltatori foggiani, guardate, Neri, che Fabrizio Sciscolo è di Foggia, sta a Bologna perché il padre lavora a Bologna, che è un ragazzo foggiano, è arrivato a terzo di sciabola. Chi ha vinto è Neri è anche della Virtus Bologna, è campione del mondo a cadetti. Il tecnico sia di Sciscolo che di Neri è Andrea Terenzio, che è foggiano, che è nato, si è formato qui a Foggia. Foggia c'è sempre in giro nella scherma italiana e mondiale, quindi questo deve essere sicuramente per noi foggiani un fiore all'occhiello. Noi nella scherma ci siamo a livelli davvero internazionali. Dopo la scuola di Iesi. Ma sì, per sciabola ovviamente, parliamo di sciabola prevalentemente. Tuttavia credo che sia giusto anche citare la scherma, che è uno sport magari meno frequentato dai tifosi, ma che poi ci entusiasma molto quando arriviamo alle Olimpiadi. E proprio perché noi vogliamo arrivare alle Olimpiadi ad entusiasmare sempre il pubblico italiano, ci stiamo preparando seriamente. E vi posso assicurare che quello che ho visto in questi campionati italiani è veramente sorprendente. Ho visto fare degli assalti, credetemi, davvero a livello olimpionico, delle azioni schermistiche impensabili per ragazzi di 16 anni, di 17 anni, veramente ad altissimo livello. Tant'è vero che sono campione del mondo a 16 anni, c'è poco da fare, l'Italia è là. E quindi io credo che avremo belle sorprese. Arrivare, no, adesso vabbè c'è il Rio, c'è il Brasile, ma quando spero si decida e si assegna l'Italia alle Olimpiadi del 2024. Andrà anche lei a Rio? No. Rio? Il lei mi è piaciuto, il Rio meno.
No, non ci andrò. Non andrete, non avete paura, avete letto quello che comunque detto, sì, non sì, andate, ma no, perché è pericoloso. Io spero di andare a Roma, anzi no, a Roma ci andrò sicuramente. Va bene. Quindi grazie di questa finestra sulla scherma e sicuramente finestra, oh, Foggia portone, c'è, cioè, un portone, bella, 10 minuti. Meglio un portone che una porta girevole. Una porta girevole. Sono arrivati i risultati dell'altro giorno della pallacanestro. Attenzione intervento. Sì, no. Il Cefalù è a punteggio pieno, quota 6 perché ha battuto il Cerignola. Il Teramo è caduto in casa col Pozzuoli e adesso la classifica al giro di boa è Cefalù 6, Teramo, Pozzuoli e Cerignola 2. Il Foggia, se arriva secondo, dovrà affrontare una di queste tre, da evitare assolutamente il Pozzuoli. La Serabide Pozzuoli ha una storia, insomma. Bene, il Teramo sono forti ma sono vecchierelli, il Cerignola è alla portata nostra. Ci sono novità, siamo... Avete acquistato qualcuno? Stiamo in trattativa per migliorare la squadra. No, basta. Basta, sì, abbiamo deciso. Hai visto Sannello dalla porta del Foggia? Una caccia di soldi. Ho deciso anch'io di mettere mano al portafoglio, spese pazze. 10 euro li posso pure investire. Quindi siamo in nazionalità del nuovo acquisto. No, italiano. Ah, italiano. Oppure come dice Beppe, estero perché è di un'altra regione. Beppe Battaglia che salutiamo. Dimmi, no, ieri ci sono stati i campionati nazionali assoluti, c'era un foggiano, c'era Giulio Curato che si è ben comportato, ha vinto le sue partite, quelle che doveva vincere le ha vinte, quelle che, doveva, che diciamo dove era sfavorito purtroppo le ha perse, però si è ben comportato, ha tenuto alto la Federbet non in taga e quindi è andata così. Adesso la partita c'è poco da indagare. Sì, sì, l'attività adesso va scemando e parte il calcio tavolo mercato. Scema. Allora, la sede è sempre aperta martedì e giovedì al palazzetto della scherma. Sopra Renato. Renato sta sotto e noi siamo sopra. No, ma siete impazziti, sopra, sotto, da lì. Che poi dobbiamo tagliare. Basta. Scema. Andiamo avanti. Virtus Foggia, l'Elite Under 14. Basket. L'Elite Under 14, battendo il Valentino Castellaneta, accede alla Final Four. Ale. Serie B, pool promozione, Allianz San Severo, amatori Pescara 74-42, quelli sono amatori, giusto? Ale. Cus Foggia, pool promozione, basket Cus Foggia, All Star Francavilla 87-65. A scherma già l'abbiamo detta, non abbiamo detto però della scherma, Serie A2 a squadre, la sciabola femminile ottiene la salvezza avendo la meglio nei playout sulla propria Busto Arsizio. Questo non c'hanno pizze vecchie, mi dispiace. Sono vecchie. Eccola, è il problema di chi ho scritto. Nei weekend gareggiamo. Ma scusi, è successo l'anno scorso. L'anno scorso è questo. Per noi è l'anno scorso, sono due weekend scorsi. Quando è stato a me? Per quando? Noi è l'anno scorso. In settimana, vabbè. Ricordiamo i trionfi delle Olimpiadi. Ma di Atene. Il problema è che Renato Martini è avanti. Quello è il problema. Coni Puglia, al via in Puglia, Sport in cammino, Coni. Questa è una bella cosa. Vai. Gruppi di cammino e palestre gratuite. Ah. L'attività motoria come leva per la prevenzione sanitaria. Abbiamo presentato in questa trasmissione. Destinatari principali, soggetti a rischio o pazienti affetti da patologie del metabolismo. Io no. Dell'apparato cardiocircolatorio, no. Però respiratorio. Di quelle ulteriori patologie dovute alla sedentarietà. Io no. Almeno una la devi tenere. Vabbè, allora mi prendo quello respiratorio. Tennis, ma che rispetto per i diffidati, come quello che era convinto di essere un grande amatore e poi scoprì che lei soffriva d'asma da 10 anni. in buona sostanza questo progetto del CONI, organizzato dal CONI Sport in Cammino in accordo con la Regione Puglia, prevede che il medico possa prescrivere a questi soggetti con malattie croniche, oltre ai farmaci importanti che servono per la loro cronicità, anche un'attività motoria fondamentale per migliorare il suo stato. Dello stile di vita. Esattamente, e questo è un concetto importante, ma infatti, però quello che c'è adesso con Sport in Cammino, che cosa c'è? C'è la possibilità di avere delle palestre scelte dal CONI che abbiano tutte le caratteristiche
che a Foggia ce ne sono, nella provincia di Foggia 10, che abbiano la possibilità di ricevere appunto questi soggetti, che non sono ovviamente degli atleti, bensì delle persone affette da malattie croniche, e alle quali il medico della medicina sportiva prescriverà, in accordo col medico suo di famiglia, un'attività motoria studiata, calzata sulla propria, la propria personalità, il proprio fisico. E vicino a queste palestre ci devono essere dei percorsi per poter camminare, ecco perché Sport in Cammino, che oltre allo sport c'è tra le prescrizioni il cammino studiato e calzato per la propria cosa. È un progetto molto bello. Se consenti, mi consenti, io sono contento e felice che la regione abbia sponsorizzato questa cosa, perché è una presa di coscienza importante, perché davvero lo sport è uno sport terapeutico, cioè lo sport è fondamentale. Come stile di vita. È uno che si occupa di sport a 360 gradi, avere questo risultato è fondamentale. Poi torniamo al pizzino, però qualche volta diciamo anche qualcosa. È una vittoria di Renato Martino. Sporting anche, Club San Severo. Fatevi affare. Sporting Club San Severo, terminato il torneo Federico II, il 17enne Emilio Decola vince il torneo Open di seconda categoria. Nella quarta categoria vittoria di Valdemiro Niro. Questo l'avevo detto, chiamatelo Vladimiro direttamente. La Manfredonian Martina Zerulo in semifinale di doppio nella città di Prato. E no, sono questi che vincono sempre. Città di Prato, quindi salutiamo Dario. Altri sport e i cinesi. Altri sport, dal 4 al 7 agosto a Vieste si terrà il Mundial Summer Soccer. Si contenderanno il titolo Austria, Brasile, Bielorussia, Argentina, Germania e Georgia. Georgia, che quella è la cantante. A dare una mano l'ex calciatore di Bari, a Foggia, Maurizio Iorio. Vecchia conoscenza, io me lo ricordavo Antenna Sud, Maurizio Iorio. I prossimi 11 e 12 giugno, sempre sulla spiaggia di Lido Cristalda Vieste, in programma la Super Lega di Beach Soccer con la partecipazione di club prestigiosi come Roma, Inter, Bari e Pescara. Quindi questi giocano veramente sulla spiaggia, Peppino. Come verrà? Quindi magari Romagnello si può aggregare al gruppo qua di Maurizio Iorio. L'angolo dei saluti, salutiamo il nostro utente tifosa Floriana Mele, che ci segue da Genova. Ciao Floriana. Giro d'Italia stiamo facendo, non i saluti. Devi salutare qualcuno. No. Aspetta, che ci può offrire? Nel pizzino mancava la notizia più importante. Due secondi. No. Cioè, la mia partita di tennis di ieri mattina del torneo, scusa, perché non c'era? Dove l'hai giocato? Non ho capito. Ma dove l'hai giocato? Che ho pure vinto una volta ogni tanto. Quindi abbiamo scoperto che l'avvocato Pietro Cola. Io sui cognomi, sai, Limardi, Pietro Cola, sono cognomi difficili. Per me sono difficili, scusate. Avessi detto Papastatopoulos. Vabbè, ma lui non è sedentario. Che gioca a basket, non ha questi problemi. Si chiama Cola Felice. Tu ti lamenti dei numeri piccoli del calendario, ma come fai a leggere sto pezzino? Dovete chiedere alla mano. È come tu sei come vacca, cioè hai provocato, ma purtroppo ti aspettano al VAR. Ma non ti preoccupare, qua sono mani d'acciaio, sono botte per tutti. Alla momica, no, c'era Manu che mi aveva chiesto il piatto di Genova, le trofie al pesto. Va bene. Quindi chiediamo le trofie a titoli di giornata. E la focaccia. Faccio nome. Floriana, mi raccomando. Trofie e focaccia. La Gazzetta titola fenomeni dedicato a Suarez e Higuain che segnano, li hanno segnato vincendo le classifiche, marcatori delle rispettive nazioni. Vittoria di Max Verstappen in Formula 1, che a 18 anni diventa il pilota più giovane a vincere un campionato di Formula 1. Rompi pallone di Gene Gnocchi, questo è bello. Divisi i dirigenti dell'Inter sul contratto di Mancini, il 50% vorrebbe stracciarlo, l'altro 50% vorrebbe bruciarlo. Mentre da notare che è meglio del rompipallone, c'è il titolo sul Milan che si prepara al meglio alla finale di Coppa Italia. La furia di Brocchi sul Milan, siete giocatori senza dignità, quindi bocca attenzione, perché c'è il titolo anche sul Manchester, cioè a Manchester è stato allarme bomba a Manchester. Molti hanno detto patto sospetto era i Turbe che giurava nel Barnemouth. E invece no, alla fine si è scoperto. Pacco sospetto, vabbè, se quelle di Benevento. Allora, perché l'hai avuto a Fantacalcio, non per altro. Vabbè, non ne parliamo. No, la ripresa è il rompipallone di Gene Gnocchi, ma l'avevo pensata io indipendentemente da tutto. Donatella, mia moglie, mi ha fatto notare che l'avevano già detta. Però c'è. Ci sta.
No, volevo dire però l'allarme bomba è stato risolto con la scoperta che nello stadio di Manchester era stata dimenticata una finta bomba usata in un'esercitazione antiterrorismo. L'hanno scambiata per una bomba vera e l'hanno fatta brillare. È vero. E questa è la notizia curiosa della settimana. Sono meravigliosi. Dei geni assoluti. Poi ci sono in Italia. No, anche in Inghilterra succedono ste cose. E hanno rinviato la partita. Oggi sarebbe stato il compleanno di Vujadin di Imbostrov, che ricordiamo per la famosa frase rigore quando arbitro fischia, ricordando che come ha detto De Zerbi le altre tre semifinaliste hanno dovuto tutto un rigore a favore, noi no. Cadendo in aria forse magari però forse c'era quello su IM il fallo di mano, chissà. Noi ci riconserviamo per il cioè, bravo oggi è forte, allora dai, non lasciamo stare cose di la prossima puntata dai. La prossima puntata sarà di lunedì. Salutiamo prima il Barcaricone. Vai. Come lo saluti? Stavolta mi hanno tolto le tazzine davanti. Allora facciamo così. Anch'io dispenso cartellini al Barcaricone. Come la benedizione. Al prossimo sono diffidato, non vengo l'altra trasmissione. No, poi faccio come l'arbitro di ieri, che sapeva che gli altri erano ammoniti, cioè sapevano che c'era qualcuno già ammonito e non l'ammonito. Volevo dire a caso. Presumibilmente la prossima puntata sarà lunedì prossimo presso Barcaricone alle ore 8:20 come sempre. Ci svegliamo perché oggi ho dormito, mi sono addormentato alle 3, mi sono svegliato. La partita come hai ricordato, in giornata sapremo a che ora giocherà il Foggia domenica prossima. Sarà domenica. Dai, allora facciamo un pronostico. Sulla partita, sull'orario. Facciamo un pronostico sull'orario. Un pronostico sull'orario. 20:45. No, salutiamo per il ritorno. 18. 18? Non mi interessa. Non 18. Neanche a me interessa, però. 18, anch'io 18. 18 e sto. 17:30. Così ve l'ho messo a quel posto tutti quanti. Dopo no, questa. Sì, operativo. Questo 18-18-18 mi ricordava una barzelletta di Gigi Proietti. Università. Guido è uscito il secondo doppione. Ho santo palla, secondo doppione. Chi è? Ah, il bell'uomo turco. È lo schiamarcio del Bosporo, lo chiamavano. Va bene, dai ragazzi, siamo in chiusura, ci vediamo lunedì prossimo perché Peppino deve scappare al matrimonio. Tanti auguri a Massimo ed Alessia per il che convolano a giuste nozze e deve mangiare quando anche sei bello, convolano a giuste nozze. Era dai promessi sposi, non sentivo una frase del genere. È da una bomba. Alla prossima.